Ciao a tutti carissimi amici, ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary. E nel video di oggi volevo annunciarvi l'uscita e la pubblicazione del mio nuovo libricino dedicato al Merletto di Cantù. E eccolo qua, il tema principale di questo nuovo libricino sono proprio i fiorellini classici con le foglioline. Questo tipo di fiorellino è estremamente classico e tradizionale del Merletto di Cantù ed è uno dei miei elementi preferiti da lavorare in questa tipologia di pizzo ed è per questo motivo che ho scelto questo come tema principale per nuovo libricino. E ho scelto di eseguire un centrino completo dove potete esercitarvi nell'esecuzione non solo dei fiorellini ma anche delle foglioline, del punto mimosa che ho già spiegato nell'edizione precedente e quindi andiamo a vedere esattamente di che cosa si tratta. Ho cercato in questo nuovo libricino di condividere con voi tante tecniche diverse. Infatti vi spiego l'ordine di lavorazione, che è una cosa molto utile in tutti i lavori, oppure come eseguire un buchino, o la separazione tra i petali, che è sempre fondamentale conoscere, e anche spiego ovviamente la chiusura del fiorellino stesso, come eseguire le foglioline con meno nodi, oppure anche banalmente la tecnica del filo magico, che è una tecnica particolare e molto utile da usare in tanti altri progetti. Quindi io non mi sono soffermato molto sul punto mimosa in quanto ve l'ho già spiegato nella precedente edizione, ma vi spiego anche come eseguire la rete nel modo corretto e anche come eseguire i ragnetti classici canturini che nessuno spiega mai. Ovviamente ci sono i vari disegni e anche potete trovare nell'ultima pagina le varie edizioni precedenti se ve le siete perse. Ritengo che grazie a questa mia guida immersiva sarete capaci di apprendere tante astuzie, abilità che vi torneranno sicuramente utili nei vostri merletti, nell'esecuzione dei vostri merletti. E il libro, questo libricino lo potete trovare ovviamente sul mio sito dell'acemakeadiary.com oppure nelle mercerie specializzate che vendono ovviamente materiale per pizzo, ma anche dai vostri rivenditori di fiducia che hanno libri e riviste dedicate proprio al ricamo e al merletto. E se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale, condividete il video perché prossimamente ne pubblicherò alcuni video tutorial dedicati proprio a questo merletto. A presto!